Buonasera, lei è? 5 piani, 75 scalini. Un dislivello di 15, 16 metri grosso modo che sono riuscita a fare in un minuto e 10 secondi. Niente male per uno come me, vero? Deve aver fatto male i calcoli. Impossibile. Aurora Bianchi ne ha contati 70. Mario Pecchi 78. Gianluca Tommasi 81. Continuo. 81? Ma che dice? Non voglio discutere, ci manca solo questo. Ho sbagliato a lasciare veterinaria. Buonasera, il suo nome per favore? Bianca Lombardi. È già arrivato il dottor Palomero? Non ancora, ma nell'attesa si accomodi qui. Comoda. Buonasera. Buonasera. Io sicuramente no, perché? Puzzi come una vacca, come sei porca! Mi scusi, ha detto qualcosa? Buonasera. Mi scusi, a che ora ha l'appuntamento? Alle 4:30. Ah, anche io ce l'ho alle 4:30. Con Palomero? Con Palomero, sì. Figlia di puttana! Lo sentite, sta? Guardi che non sono sorda! Certe cose le dica a chi le deve no, dire! No, signorina, per favore! Bagno, sa dove! Ti tocco le tette! Cosa? Non mi tocchi, stia lontano! Signorina, aiuto! La prego, per favore, aiuto! Mi ascolti! Stia lontano, non faccio niente! Io non lo faccio apposta, signorina, la prego, mi ascolti! Zoccola! Zoccola, non sa di che parla! La prego, metta giù! Stia lontano! Metta giù con la sedia! Mignotta! Non insista! Sono 75 e non se ne parla più, va bene? E tu? Questa è una specie di ventriloquo pericoloso! Si è infuriato soltanto perché abbiamo l'appuntamento alla stessa ora! Chiama la polizia! Aspetta un attimo, ma a che ora ce l'hai l'appuntamento? Alle 4:30. Ma anch'io ce l'ho alle 4:30. Non è mica colpa mia! Tranquilla, guarda che non ho detto niente. E la valletta di prima? Quale valletta? Era qui. Senta, signorina, la prego, adesso si capi. Metta giù quella sedia. Ti tocco! Non insista, si muove a chiamare la polizia! Ah, ma che bisogno c'è di chiamare la polizia? Io non capisco. Sono un tassista, sono un esperto nella risoluzione dei conflitti. Lascia. Guarda che non ho malattie rare. Ah no? E che ci fai qui? E allora? Che cosa c'è? Ci siamo svegliati di malumore per caso. Allora? Signorina, le ho detto che io non lo faccio apposta. Ma lei non mi ascolta. Ah, non ascolta? Ma certo, fa come la mia fidanzata. Ex fidanzata, ex. Il problema è che urlo insulti e faccio gesti osceni alla gente, ma senza volerlo. Sindrome di Tourette, la chiamano gli specialisti. È una presa in giro. Ma no, te lo assicuro, è la verità. Vaffanculo! Visto? Esce da solo. Ora che ne parla, ammetto di averlo già sentito in un documentario una volta. Ne soffro da quando avevo 11 anni. E non sapete a quanti medici ho chiesto un parere. Pezzo di vacca! Scusate. No, no, stia tranquillo. Ora sono nel pieno di un attacco. Mi scusi se prima ho reagito un po' male, ma come potevo immaginare, insomma, che lei... No, no, si figuri, guardi, mi capita spesso, ma non esiste una cura. Però mi hanno detto che forse il dottor Palomero può frenarmi le convulsioni. Che cosa succede qui? Il bagno, per favore. Perché? A che le serve? Cioè, glielo devo spiegare. Che c'è scritto lì? Tu hai detto. Brava. Allora perché lo chiede? Ah, e usi quello degli uomini che l'altro è guasto. Non neanche mortali! Devo solo darmi una rinfrescata. Signorina, abbiamo un problemino qui. Sì, non è mica una terapia di gruppo, vero? No, no, ognuno viene ricevuto alla sua ora. Allora perché siamo in tre? Io è da 13 mesi e mezzo che aspetto di ricevere un appuntamento. 410 giorni, 9.840 ore, che sono un totale di 590.700 minuti. Mica cavoli! Ma è che c'è molta gente in lista d'attesa. Sto pensando io di aprirmi uno studio. Ah, qui la gente ogni giorno è più... disorientata. Esattamente. Questo è il business del futuro. Senta, mi scusi, le faccio un'ultima domandina. Ma è vero o no che il dottor Palomero non riceve mai la stessa persona due volte? Sì, dicono che sia una specie di filantropo. Uno tipo Rockefeller, che non fa mai pagare i suoi pazienti. Beh,
Mi dispiace, ma non sono autorizzata a parlare dei metodi di Palomero. A cacchio! Ah sì, brava, brava. Liberi tutta quell'ansia. Non la reprima. Si sentirà più a suo agio. E così anche lei soffre della sindrome del gentiluomo. Io soffro della sindrome delle 8 ore di lavoro. E state qui e attendete. Grazie. Beh, io sono Federico. Piacere, Emilio. Capo, ma di notte? Di notte che? Dico, lo fa di notte. Ah, no. Di notte fortunatamente dormo. E sono educatissimo. Senta, non è per farmi gli affari suoi, però non si è mai chiesto per curiosità quale sarà la sua media. Ma la media di che? Quanti anni ha? 60. Bravo, sembra un giovanotto. Grazie. E ha detto che ha cominciato a 11 anni. Sì, ma dove vuole andare a parare? In 5 minuti lei ha avuto 6 spasmi, il che vuol dire che fa 72 volte l'ora. Se lo moltiplico per 16, perché le 8 ore di sonno non le conto... Ah no, 8 ore no, perché io con 5 orette già me la cavo, sono un tipo mattiniero. E allora fa un totale di 1368 insulti al giorno. Ma così tanto? E non ho finito. 1368 insulti moltiplicato per 365? Un po'... 499.320. È pazzesco, no? E finisco. 499.320 moltiplicato per 49, che sono gli anni da cui hai iniziato, dovrebbe fare un totale di 24.466.680. Beh, ovviamente tra gli insulti e i gesti osceni. Ma grosso modo o... No, non grosso modo, no. È la cifra esatta. Beh, ma lei... Lei è un vero pezzo di merda! Un genio, volevo dire, è veramente forte. Capo, veramente, con me non c'è nessun problema. Io e lei ci capiamo. Dovrebbe andare in televisione, lei. Ma non serve che le chieda qual è il problema che l'ha portata qui. Buonasera. 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 Dottor Palomero, anche lei. Pare che tocchi aspettare. Non è che alle carte che ci facciamo una partitina? E questa chi è? Oh, mi scusi, è finita la carta igienica. Credo che la segretaria abbia fumato in bagno, il che non va fatto bene. Sapete che gli effetti sulla salute dei fumatori passivi includono, a parte noto tumori ai polmoni, anche infezioni semi paranasali e varie malattie cardiache. Che orrore. Tenga, devo metterla io? Sì, io ho molto da fare. Il programma che si occupa degli appuntamenti vive di vita propria. Ha messo tutti i pazienti alla stessa ora, non sono stata io, sa? È stato lui? Mi fa la guerra. E buonasera, buonasera. E qui lo studio del dottor Palomino? Palomero, signore. E io che ho detto? Sì? Certo. E grazie, arrivederci. E il dottore è in ritardo. Il dottore è in ritardo, ma nel frattempo possiamo chiacchierare un po'. Sa cosa stavo pensando, Emilio? Ma cosa? Il suo disturbo è senza dubbio un tic ossessivo compulsivo di tipo numerico. Aritmomania. Sì, è il suo. No, è che passo talmente tanto tempo dai medici che ormai ho una vasta documentazione su tutte queste malattie. Ma quindi io che cosa sono? Un aritmomaniaco. Uno che non può smettere di fare calcoli con la mente. Ma quindi la mia ha un nome tutto? Eh già. Pensa tu. Senta, signorina... Tiffany. Senta, signorina da Tiffany. Quella era la gioielleria. Mi ha tolto le parole di bocca, grazie. Oh, insomma, senta, e questo dottor... qualcosa, è arrivato o no? No, non è ancora arrivato. Ah, sì, signor Ramiro. L'ho chiamata perché il suo super mega programma, che doveva risolverci tutti i problemi di agenda e che lei ci ha rifilato, è una merda. Oh, Gesù. Come dice, scusi? No, adesso venga qui a disinstallarmelo subito. E grazie. State qui e attendete, e vi ringrazio. Per me non ha le capacità per questo lavoro. Ma con tanta gente preparata che vedo il collocamento, qualcuno me lo spieghi. E intanto la gente che sta male peggiora. Pare che sia per le onde elettromagnetiche dei telefonini che stiamo diventando tutti
un po' pazzi. Oh, sì. Ha proprio ragione, signorina. Ce la fa a controllarsi. Ah, sì, sì, è passato. E tu? Sei anche tu qui per il dottor Paolo... Paolo... Paolo qualcosa? Sì, sì. Palomero, Palomero. A quanta gente ha dato appuntamento? Deficiente! Coglione! Pezzo di merda! Oh, mi scusi, mi scusi. Mi perdoni, sono mortificato. Ma che ha? È malato, ha bevuto per caso. Senta, non si offenda, il fatto è che l'amico qua ha un problemino. Parolacce e gesti osceni gli escono senza volere. Toccami! Oh, oddio! La prego di perdonarmi, sono mortificato. Eh no, Federico, basta, ancora si scusa. Eh no. Mi ascolti bene, signore. È importante che lei capisca la situazione. Il signore è malato e non lo fa apposta. Merda! Andiamo bene! Oh, che orrore, Padre Santissimo! Gliel'ho detto, non lo fa apposta. E nemmeno io. Come? Ma nemmeno io lo faccio apposta. Cavolo, che bel circo che stiamo mettendo su. Non so voi, ma io comincio a sentirmi un tantino a disagio. Perdonami. E per caso, quello è un Vangelo? Un Vangelo, sì. Lo vuole? Sì, per favore. Anche tu? Sì, ce l'ho alle 4:30, ma sono un po' in ritardo. 24 minuti e 41 secondi per essere esatti. Oh, e non va bene? È giusto perché tu lo sappia. Oh, certo, fenomenale. Tranquillo, c'è la coda. Allora, meglio spegnere la luce per non attirare altre bestie rare. Oddio, la luce, che tonto! E il gas, signore, aiutami tu! Ma anche il gas? Eh sì, credo proprio di sì. Io vado. Quanti siete prima di me? Allora, lei è la quinta in ordine d'arrivo, il signore era prima di me e la signorina... La signorina è la seconda. No, ero qui prima di te. No, io sono la seconda, solo che ero in bagno. No, ero qui prima di te. Mento? Menti, sì. Io ero qui prima di te, ma sono dovuto scendere per fare le mie solite verifiche di routine. Pertanto sono io il secondo e il signor Federico. Federico sono io. È arrivato per primo, lo chiedo alla valletta. Quale valletta? Senta, signore, per evitare discussioni, se per lei va bene, la faccio passare per primo. Non ho nessuna fretta. Molto gentile, signore, la ringrazio. Lo vede? Io gliel'avevo detto che era una brava persona. Cretino! Ciò non toglie che sia una brava persona. Te resti lì tutto il pomeriggio. Sembra che lo faccia apposta per darmi fastidio. Come? Mi perseguita. Ma chi? Per disordine. Non lo sopporto. E qui non c'è niente di simmetrico. E così è questo il tuo problema? Eh certo. Qua ci sono 23 oggetti fuori posto. Scusa. No, questo non è per niente igienico. Allora mi scusi, allora. Scalda l'atmosfera. Mi scusi, ma mica un battericida, un microbattericida? No. Alcol? Non ce l'ho. Non sono ancora riuscita a contattare il dottor Palmero, ma vista la sua professionalità sono sicura che sarà presto qui. Miau, miau, miau. E sono proprio carine queste palle di pelo, Che bei gattini. Oh mio Dio, le chiavi! Ma che succede? Le chiavi erano qui, nella giacca! Vabbè, stia tranquilla, adesso le troviamo. Ma è proprio sicuro di non averle? Beh sì, credo proprio di sì. Hai visto la maniaca? La mia fidanzata? Ex. Ex.
è identica. Quando andiamo al ristorante è un miracolo che non si metta a pulire la cucina. E questa è una di quelle che per dolce mangiano il sapone. Ma quante saponette userai in un anno? 175? 215? Rito di purificazione si chiama. Vediamo se trovo il termine specifico. Si conserverà le scatole. Oh mio Dio, eccole! Ci siamo cascati. E però, se qualcuno suona il campanello con il gas aperto, può succedere qualcosa di grosso, di molto grosso. Senta, signore, vediamo di capirci, perché qui altrimenti ci fa ammattire tutti. Ma lei ha controllato o non ha controllato di aver chiuso il gas prima di uscire di casa? Diverse volte, sono un cittadino responsabile. Quante volte? Beh, non ricordo. Più di 10? Molte! Grosso modo. 35 come minimo. Ma allora stia tranquillo, non c'è pericolo, si fidi. Va bene, vediamo un po'. State a sentire. Faccia bagasciola! Lo scusi, il fatto è che l'amico qua ha un problemino. Parolacce 10 osceni e riesco. Ho forse chiesto una spiegazione? Da che lavoro qui? Sto buona e zitta. Ho visto di tutto. Non arrabbiatevi. Vi chiedo scusa per l'errore informatico verificatosi oggi allo studio. Io tenevo l'agenda del dottore col mio file Excel, ma paghiamo il prezzo di aver ceduto alla tecnologia. Il nuovo tablet fa quello che gli pare, mentre il mio file Excel è una vita che fa quello che voglio io. Guerra totale al progresso, è giusto. E tutti i clienti che stiamo perdendo noi con questa moda di dividersi la macchina? Gesù. È una vergogna. Ormai non si può più avere una conversazione con nessuno. Tutti che guardano questi telefonini, ma che cos'è che cercano? Che cos'è che vogliono? Qualcuno me lo spieghi. Non essere presenti, le pare poco? Ah, e vi consiglio di non contattare il dottor Palomero. Pare che il suo volo da Londra sia in ritardo per via dell'uragano Demetrios. Quindi è da lì che viene? Secondo le ultime notizie, Demetrios sta perdendo forza. Oh, che Dio sia lodato! E ci sono molte vittime. E guardate quante riviste abbiamo, libri, giochi. Che fai con le mie riviste? Le ordino per date e genere, amore, auto, natura, paranormale, psicologia, salute. In ordine alfabetico, oltretutto. Perché faccio male? Vi siete mai chiesti che cosa comporta essere beneficiari di una multiproprietà? Vi posso istruire sull'argomento? Questo ci mancava. Squilla il telefono e sono sicura che il dottore. Appena so qualcosa vi informo. Perché intanto non fate un giro di presentazioni? Ah, no, no! Non è mica una terapia di gruppo, vero? Grazie mille. Ma è una mia impressione, una notizia lì è un po' fuori di melone. Oh, meno male, non sono l'unica che lo pensa allora. No, è una vergogna, qualcuno me lo spieghi. Oltretutto, se ci riceve uno per uno, finiamo per passare qui tutto il pomeriggio. E tutto il pomeriggio e tutta la sera. Qualcuno me lo spieghi, perché con i rubinetti aperti le bollette mi ammazzeranno. Vuole che le calcoli la spesa? No! No! Grosso modo? No! E no! Vi dispiace se apri un po' la finestra nel frattempo? Perché? Beh, perché sei persone nella stessa stanza, con tutte le laringiti, le polmoniti, le... Insomma, più là non mi dilungo. Molto sano non è. Beh no, perché non è che faccia poi tutto questo caldo. Il risultato è che poi ci ammaliamo tutti. Dico bene o no? Bah... Testa di mignotta! Grazie! Giuseppe Maria, ma questo non si stanca mai! Per un po' si è controllato. Cerchi qualcosa? No! No, no, no! Diciamo che sto controllando l'armonia dell'insieme. A chi dà fastidio il disordine? A me dà fastidio essere preso per idiota! Federico, ma che problema hai con la terapia di gruppo? Non mi piace. Non mi piace la terapia di gruppo. Hanno sempre riso di me e con l'età la sopporto sempre meno. Io personalmente non sono qui per ridere di nessuno. Io nemmeno, gliel'assicuro. Lo vede? Lei deve stare tranquilla. Io ho fatto un sacco di terapia di gruppo, nessuno rideva di nessuno, perché? Perché non facciamo quello che ha detto la ragazza prima? Cioè? Un giro di presentazioni. Forza, forza! Chi comincia? Forza! Vabbè, vorrà dire che sarò io a rompere... I coglioni! Il ghiaccio.
Mi chiamo Otto. O-T-T-O. Otto, ci arrivate? A cosa? È il palindromo, cioè veramente io mi chiamo Emanuele, ma non ce la faccio a farmi chiamare così. E perché? Perché è composto da 7 lettere, è un vero casino, insomma. In famiglia, gli amici più stretti mi chiamano Otto. Io soffro di TOC da quando ero adolescente. Soffre di che? TOC, signore. È un acronimo. Tic ossessivo compulsivo. TOC. Sì. Il che, sfortunatamente, è quello di cui soffriamo noi qui presenti. Mi scusi, ma io non ho nessun disturbo. Ero con un amico che stava male e sono venuto per la sua ricetta perché lui non poteva venire. Mi scusi, può chiudere quella finestra che ci viene una polmonite a tutti? No, è il contrario, è così che si espellono i microbi. Va bene, sentite, a partire da adesso è vietato interrompere, d'accordo? Coglione! A parte il signor Federico che non può evitarlo. Ma che senso ha tutto questo? È un modo per conoscersi e passare il tempo prima che arrivi il dottore, no? Non ne ho voglia! Non mi interessa la vita degli altri, né voglio parlare della mia. Se questa è una truffa per vendermi una multiproprietà, cascate molto male. Ho una mia nipote... L'hanno fregata con questa storia, le Canarie. Molto meglio un in meno. Continua, Otto. Fenomenale. Dicevo, il mio TOC più grave è la mia ossessione per l'ordine e la simmetria. E hai detto che sei? Otto. Oh, no, sono un progettista. Lo so, è un po' assurdo e devo anche dirvi che vivo con mia madre. Anche questo è un TOC? No, è una conseguenza. La mia storia è più lunga con una ragazza e dura tre giorni, due, ma anche loro che non mi capiscono. Due o tre. Sì, tre, ma è un numero di spari che non mi capisco. Scusate se mi permetto. E che una volta una psicologa mi ha detto che il colore che scegliamo ha molto, molto a che vedere con il nostro stato d'animo generale. Ad esempio, se sei una persona depressa, il tuo colore sarà il nero. Ma se sei una persona ottimista, quale sarà il tuo colore? Il rosa? Bella stupidaggine. E dove sta scritto nel Vangelo? Ho capito, il mio colore è il verde. Il verde, fenomenale, perché? E ti ha contagiata. Cosa? E ti ha contagiata. Veramente perché è il colore che sta a metà dell'arcobaleno. C'è il rosso, giallo, arancione da un lato e blu, indaco e violetto dall'altro. E al centro... Il verde! E questa non è una stupidaggine, qualcuno me lo spieghi. Ma che cos'è che le devono spiegare? Che cosa? Il senso della vita, per esempio. Perché nasciamo? Dove nasciamo? È frutto del fatto o lo sceglie ognuno di noi? Del fato. E io che ho detto? Beh, questo lo domandi all'amico invisibile con cui parla tutto il tempo. Ma di che amico invisibile parli? Io parlo solo con il signore. Appunto, col signore invisibile. Basta! Lei è un maleducato! Non c'è più rispetto in questo paese, non c'è più niente! Io me ne vado! Io credo che dovremmo farci tutti un esame di coscienza! Ma non se ne va più! Lasci stare, Giuseppe, lo fa solo per punzecchiarla. È davvero un bel tessuto. Una mia nipote aveva una camicia uguale. Ho detto qualcosa di male. Che permalosa. E poi diciamo di stare calmo. Bene, a chi tocca? Federico. Hai mai pensato di fare il medico? Come? Conosci tantissime cose a proposito delle malattie mentali. A dire la verità, io ho sempre voluto fare l'avvocato. Beh, ma in queste condizioni, immaginate alla faccia del giudice mentre ha un attacco in piena ringa. Vostro onore, con tutto il rispetto. Pezzo di merda! Vabbè, dai, ma a me piace scherzare, ormai l'hai capito, no? Beh, così ho deciso di dedicarmi ad un'attività che potessi svolgere da solo, a casa. E ho iniziato con i pappagalli. Sì. Solo che i pappagalli che vendevo me li ridavano tutti indietro, perché
erano troppo maleducati. Dicevano troppe parolacce. E che potevo fare? Me li riprendevo a casa, poverini. Oh, sì. Me lo immagino. E non è sposato? Ah, no. No. Però ci sono andato vicino una volta. Esmeralda. Ma immagino che temesse che invece di dire sì, lo voglio, al prete dicessi qualcosa di inopportuno. Me lo immagino, poverina. Povero me. Federico, qual è il suo colore? Oh, sì, colore. Se lo ricordi. È molto importante saperlo. Ma che cosa vuoi? Senta, lei pensa infatti suoi e preghi, preghi per noi. E che sto facendo? Il mio colore è la speranza. E che colore è? Non è una canzone. Sì, però può anche essere un colore. È una licenza poetica che si è dato il nostro Federico. E che colore è? L'unico colore della mia vita era lei. È questa la verità. L'ho perduta. Si faccia forza, Federico. Che la Smeralda è l'ultima a morire. La speranza, la speranza. E io che ho detto? Senta, mi dica che non è un'ottima idea. Ovvio che l'appartamento è suo, ma solo 15 giorni l'anno. Pensi a quanti soldi risparmi in fatture. Sì, sì. In Londra a Milano. Sì, dell'1:30. Non sa se è partito? È precipitato nella Manica. Mi scusi, ma se non lo sa lei con tutte queste persone che vedo preparate al collocamento. Grazie, grazie molte. Tocca a te. Non ho ancora passato, sono impreparata! A questa le appioppo la fattura dell'acqua. Beh, direi che tocca a te, Emilio. Emilio. Che dire? Sono qui per poter mettere a posto le cose con la mia fidanzata. L'altro giorno si è andata via blaterando qualcosa a proposito del fatto che non si merita questo e bla bla bla. Ma se ne andate basta. Io le ho detto che avrei avuto appuntamento col dottore e che sarei migliorato. Ma tanto non le interessa. Ma se ne andate basta. Che cosa avrei dovuto fare? Mi dispiace, lei sembra davvero una brava persona. Ma è possibile che non possiate parlarne? Comunque sia, io sono Emilio, ho 37 anni, nella vita faccio il tassista e il mio colore, beh... Il mio colore è il granata. Che colore stupido. No. Non mi tocchi il toro che divento un pazzo, non mi tocchi il Torino. E qual è il suo problema? Beh, presumo che ormai ve ne siete accorti. Il mio problema è che non riesco a non contare. Io conto qualsiasi cosa. Beh, però lei deve pensare che questo difetto, sì, è un difetto, la rende una persona brillante. Aspetta, aspetta un attimo, quanti giorni sono 25 anni? 9.131, contando i bisestili, eh? Ma è fenomenale! E quanti minuti? 13.179.231. Avete visto? È come dico io, è un genio. Però dovremmo verificarlo. Come facciamo a sapere che non ci prende in giro? Verifichi, verifichi. Ora non posso, non ho la calcolatrice. Io sì. È la mia ragazza. Io sì. Dice che soffro anche di accumulo compulsivo. Oh, la sua ragazza. Poverina. Il paradiso se l'è guadagnata prendendo. Grazie, lei è molto simpatico. Ho sentito parlare di questa roba. Cos'è che accumula? Cose inutili. Che non saprò mai quando ne avrò bisogno. Presente. Le faccio un esempio. Elettrodomestici, computer, bottiglie di plastica, biciclette e cartelle del bingo. Cartelle del bingo? Sì, biglietti della lotteria. Biglietti della lotteria? E alcuni. Alcuni hanno dei numeri veramente curiosi. Alla fine, per me era un hobby, ma per lei era... Un inferno. Ah, qui siamo tutti sulla stessa barca, eh? Coraggio, Bianconeva, adesso non puoi più scappare. Tania! Mi chiamo Bianca. E ho 25 anni. 30
35! Sono tecnico di laboratorio e... il mio problema ha a che fare con il panico che mi provocano i microbi, i batteri, i virus, gli acari, i funghi. Tutto questo genere di cose, insomma. Da sempre. Dicono che somatizzo troppo, però quando si legge quello che si legge, si sente quello che si sente! Il mio colore è il bianco. Ah, no, è una coincidenza. Certe volte le pulizie mi impegnano così tanto che non ho tempo di vivere la vita, ad esempio. Che sollievo! Togliersi la maschera! Ma pensi che non ti avessimo beccata? Vabbè, intorno a me non sono molte a saperlo, vale come aprirsi, no? Mi sono ritrovata isolata dal mondo. Beh, so cosa vuol dire. Anch'io. Anch'io. E il signore qua accanto, sicura anche lei? Anch'io. Il signore ha la bocca per parlare, grazie. Oh sì, io ti capisco. È come una prova. Tanto dovremmo fare lo stesso davanti al dottore. Ma che stress, che stress. Coraggio, siediti qui. Mi chiamo Lily, da Liliana. Diciamo che a volte la mia mente mi obbliga a ripetere tutto. E come succede esattamente? Mi chiamo Lily, da Liliana. Diciamo che a volte la mia mente mi obbliga a ripetere tutto. Allora è vero! Il mistero è risolto, un'altra del club. E lo fai sempre? Sempre, quasi sempre. E che bella notizia! A casa tua saranno contenti. Sempre, quasi sempre. Abbiamo detto che non si prende in giro. Lei pensi a contare. Certe volte ripeto anche solo l'ultima sillaba di quello che dice una persona. E ti succede da sempre? Un'altra volta, sempre, quasi sempre. Ma io volevo sapere da quando. Un'altra volta, sempre, quasi sempre. E sì, ma... Certe volte ripeto anche solo l'ultima sillaba di quello che dice una persona. No, da quando è morto mio padre. E che succede se non ripeti qualcosa? No, da quando è morto mio padre. Ho tanta paura di morire. Ho tanta paura di morire. Credimi, Lily, ce la farai. Grazie. Questo mi incoraggia. Grazie, questo mi incoraggia. E il tuo colore? Grigio, grigio, pensavo portasse fortuna. Ah, sì, e perché? Grigio, grigio, pensavo portasse fortuna. Perché, perché? Il grigri è un amuleto africano, porta fortuna. Non lo sapevate? No, non lo sapevo. Il grigri è un amuleto africano, porta fortuna. Non lo sapevate? No, non lo sapevo. Non voglio fare il vecchio rompiscatole della situazione. Ma per me tu hai un problema con il telefonino. Non dico altro. E lei con la dislessia. Cosa? E lei con la dislessia. Oh, oh, dov'è una presa? Dov'è una presa? Di là, di là. Ma la finiamo di scacciare mosche che tocca a lei. Che fa, parla o non parla? Ma lo sa che lei è davvero pesante. Sono venuto per un amico che non poteva venire. Io penso di conoscerlo, il suo amico, e vi assomigliate come due gocce d'acqua. Ah, l'acqua! Dio mio, me ne vado! Ma no, non se ne vada, dai, non abbia paura. E va bene, non me ne vado. Oh, Padre nostro, soccorritore poderoso di tutti noi cristiani, dammi la forza. Io non ho detto che parlava col suo amico immaginario. Anche se mi vedete così serio, sono molto moderno. Sono stato al concerto di Albano a Los Angeles. E non si prende in giro. No, guardi, le garantisco che nessuno la deriderà. Ma io mi riferivo proprio a lei. Il mio nome è Giuseppe Enrico Maria Salvatore e ho... Beh, io non ho età. Sono sagittario. Non so se serva a qualcosa saperlo, ma è un dato. E il mio colore è l'azzurro. Ma non un azzurro normale, no. È un azzurro cielo, non so se mi spiego.
E se sono qui è per questa mia mania di controllare tutto. Una volta, due volte, tre volte, quattro volte, fino a... Oh mio Dio, le chiavi! E quando esco di casa devo controllare tutto molte volte. Se ho chiuso bene la luce, il barattolo dei biscotti, il gas. Oh Gesù, dove sono? Ah, eccole. Beh, toc da controllo, è un classico. È un classico, dice? Sì, ho letto che si cura abbastanza bene. E speriamo che si curi. Perché come ha detto prima la ragazza, nemmeno io ho più una vita. Quelle ormai rare volte che mi invitano per bere una cioccolata calda arrivo sempre in ritardo. Anzi, ormai non mi invitano nemmeno più. Lo vede? Lei si è sbloccato. Lei si perde in un bicchiere d'acqua. Ma mi fa il piacere di non nominare l'acqua, che mi viene di correre a casa a vedere se ho chiuso il rubinetto. E il bidet? E qualcuno gli vuole mettere una boseruola, che se ne stia zitto. Scusi, ma questa cosa di... anche questo è un toc? E non lo so. Non ci avevo mai pensato. Però vede, non lo posso controllare. Beh, scusate, ma... è che il cervello umano funziona come un computer e se sono stati inseriti dati sbagliati, allora bisogna riprogrammarlo. Ma per questo sono qui. Perché mi riprogrammino? Ora penserete che sono un pazzo. No, ma che se la mettiamo sotto questo aspetto, qua siamo tutti fuori di testa. Ma no, se abbiamo un problema non significa che siamo pazzi. Ma stia tranquillo. Il punto... è che non ho ancora finito. A volte faccio pensieri molto particolari. Dobbiamo avere paura. Strane idee mi passano per la testa. E strane idee non cambiano mai. Apra il suo cuore adesso. No. Credo che le vostre orecchie non potrebbero sopportarlo. Meglio se lo racconto solo al dottore. Ma se disperate questo, il medesimo mi prende tutto ciò che vedo. Se per esempio al telegiornale dicono che un signore ha... al vicino perché teneva la TV troppo alta, immediatamente un pensiero mi assale. E sarei in grado di fare lo stesso. Senta, mi scusi se prima l'ho aggredita con la mia incontinenza verbale, ma a me piace scherzare, ormai l'avrà capito, vero? E se le dicessi che anch'io ho avuto una fase con questo tipo di pensieri? Fammi capire. Voglio dire che sono soltanto pensieri. Sono sicuro che lei non farebbe del male a una mosca. No, no, lui le scaccia solo. Non sono d'accordo. A volte credo di poter essere molto, molto malvagio. Come se dentro di me vivesse un'altra persona. O due. O tre. Io la capisco, sa? La capisco perché io sono molto cosciente del mio problema, ma è come se ci fosse un'altra Bianca in me che mi costringe a fare queste cose assurde. No, no, dai, no, 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 però il TOC non c'entra niente con la pazzia. Niente, niente, io sono molto sana. È solo un problemino. Niente, niente, io sono molto sana. Ci sentiamo in colpa? Niente, niente, cioè sì. Abbiamo sentimenti, sappiamo cosa ci succede. Sì. Siamo pazzi? Sì, cioè no. Il problema è che i sani ci prendono in giro, ma loro non capiscono che sono più pazzi di noi. Cioè no. Cioè no. Cioè sì. La valletta di prima. Ma sei idiota? Cioè sì, senta, non se ne approfitti. Senta, scusi, ma me l'ha servita su un piatto d'argento, mi dispiace. Ma me l'ha attaccato! Doc, è permesso? E vi ringrazio a nome del dottore, sarà molto orgoglioso della vostra pazienza. Guardi che qui stiamo andando di male in peggio, Non vi arrabbiate con me, ancora non sono riuscita a rintracciarlo. Figlio di mille cani! Negherò di averlo sentito, ma ho parlato con la società aeroporti e una segretaria molto brava e molto gentile mi ha informato che l'aereo è decollato. Probabilmente con il dottore dentro. Probabilmente che significa? Un anno di attesa per avere questo. Le assicuro che il dottore supererà mari e monti per ricevervi tutti nella stessa giornata.
Questa è una presa in giro, questa è una presa in giro. Ma vi prego, non fate così, sono cose che succedono. Io non lo so, lo sento, signorina. E lei che cosa fa? Io non ho nessuna fretta. Anch'io resto. Sì, però facciamo qualcosa che gli amichetti se ne vanno. Che altro facevate in questa terapia di gruppo? Va bene, ma se non si presenterà lo farò presente all'ordine degli psicologi. Sarà meglio che si presenti. Grazie mille, non ve ne pentirete. Visto che c'è una bella atmosfera, mi è venuta un'idea. Che idea? Che idea? Allora, perché non facciamo come se il gruppo fosse il dottore? Tanto non sappiamo se il dottor Palomero arriverà o no. Io non mi pronuncio. D'accordo, ascoltate. Il gruppo si concentrava su una persona per... tre... minuti. Ah, senza toccarsi, spero. Con l'intenzione di sbloccare il problema. Ma come facciamo a risolvere un problema che ci trasciniamo dietro da anni in tre minuti? Perdonami, ma a me sembra proprio una sciocchezza. Merda di un pipone! Questa sì che era una bella sequenza. Sentite! Sentite, se non siamo capaci di rispettarci l'un l'altro, pur sapendo del nostro problema, non possiamo sperare che gli altri siano tolleranti verso noi stessi. Sapete cosa vi dico? Il ragazzo non ha tutti i torti. Giuro che non dico nulla al dottore. Grazie mille. Beh, vediamo se ho capito bene. L'obiettivo è quello di fare in modo che ognuno di noi affronti il proprio problema davanti a tutti gli altri. Non è così? Esatto. Tanto non abbiamo nulla da perdere, no? Bene, e allora mi offro da cavia. Sì, farò il volontario se nessuno ha nulla in contrario. Io andrò per secondo. Ma non aveva detto che era una sciocchezza? Questo è lo spirito giusto. Cominciamo. Bene. E che cosa dovrei fare? Per... tre minuti dovrà evitare gli insulti che in genere la accompagnano. Questo lo vedo difficile. Vabbè, comunque, qualcuno prenda il tempo. Per questo non c'è problema, il cronometro è già pronto. Bene. Pronti? Via. Via. Vattela a prendere dove non batte il sole. Tra bell'inizio. No, scusate, è la pressione. Non si preoccupi, siamo con lei. Figlio di una buona donna. Il patacchio. Mi sa che non è stata una grande idea. Deficiente. Merdaccia! Cavoletto di Bruxelles! Siamo passati agli ortaggi, eh? Sembra che le parolacce stiano diminuendo. Sì, sì. Un aborto vivente! Come non detto. Oh, Gesù, Giuseppe! Scusate, è sempre così. Più c'è tensione, più forte è l'attacco. Mi calmo solo se metto i piedi in acqua e sale. Però stia attento, eh? Io mi ammalo sempre per colpa dei piedi. Vogliamo smetterla con questa eco. Sembra di stare sotto una cupola. Quanto tempo mi manca? 1:37. Peto, vescica, merdaccia! Chissà cosa pensa di noi, nostro signore. Però basta inviare queste energie negative. Cacca, piscio, idiota! Coraggio, Federico, si concentri! Scarpano! E vai, questa non è una parolaccia in pesce! 15 secondi! E vai, questa non è una parolaccia in pesce! Migliotta! Oh, la ciliegina sulla torta! Miseriaccia, cacchio, cacchietto, cavoli! Finito. Oh. Ecco, lo vedete? È inutile, sono un disastro. Ma no, dai Federico, le ultime non erano tanto volgari. È un passo avanti, è un passo avanti. Non si offenda Federico, ma l'ha mai visto il film L'Esorcista? Quella della bambina potrebbe essere la sua malattia non ancora diagnosticata. Potrebbe? Potrebbe. Giuseppe, tocca a lei. Oh Padre nostro, Padre, solo in te confido, il dolore ti affido. Do la pace a chi ha rancore, l'amore nel mio cuore. Ok, ci sono, che devo fare? Già lo sa. Tre minuti senza controllare niente. E senza farsi il segno della croce, senza farsi il segno della croce. Esatto, vietato scacciare mosche. Tutto qui? Credo di potercela fare. Tutto qui, tutto qui. Però... ha controllato o non ha controllato di aver preso il mazzo di chiavi di casa? Certo che ho controllato. Ne è proprio sicuro? 100%. Sicuro, sicuro?
Ha controllato? 1.000.000 di volte! A volte la memoria gioca brutti scherzi. Sono cose che capitano, sono cose che capitano. E a volte si può prendere anche il mazzo di chiavi sbagliato. E ora come c'entra a casa sua se si è sbagliato? Come fa a controllare i rubinetti? O il gas? O il barattolo dei biscotti? O la luce? O il barattolo dei biscotti? No, prese! Non le ho prese! Bravi! Bello scherzo! Prendersi gioco di un povero signore con le manie del controllo! Ma congratulazioni! Dai. Giuseppe, andiamo! Non si è tolto il borsello neanche per un istante! Come avremmo potuto prendergli le sue chiavi? No, aspetta un attimo! Ero nel bagno delle donne, ho visto un mazzo di chiavi e ho tirato l'acqua! E lei che ci faceva nel bagno delle donne? Stavo scherzando! E lei che ci faceva nel bagno delle donne? Ehi, stavo scherzando! Se erano le mie chiavi, giuro che non la passerò liscia. Giuseppe, si sente bene? Non avrà mica un infarto. A me sembra troppo silenzio. Giuseppe! D'accordo. Giuseppe, deve respirare profondamente. Profondamente. Andate a prendergli dell'acqua. Pezzo di cacca! L'acqua? Dovremmo chiamare qualcuno. Tua madre! Bianca! Slacciargli il culo, Eccole! Dio misericordioso! Si sente bene? Sì, ma non è la prima volta che mi succede. È stato bravissimo, sa, un vero campione. Beh, spasmofilia, niente di grave. Io non credo che questa terapia stia funzionando. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo finire il giro. Lily, tocca a te. Brava, siediti. Devi ricordarti che stiamo solo provando. Provando. Un inizio promettente. Devi dirlo una sola volta, solo una. Pom-pom. Pom-pom. Couscous. Pom-pom. Ma no, couscous. Couscous. Cin-cin. Cin-cin. Brava. Yo-yo. Cin-cin. Yo-yo. Yo-yo. Merdaccia! Merdaccia! Sì, ma fatela respirare, tantan! Merdaccia? Sì, ma fatela respirare, tantan! Merdaccia? Sì, ma fatela respirare, tantan! E così tantan. Non funziona! No, non funziona! Lily, devi fare almeno qualche sforzo per non ripetere! Già, mi sto divertendo! D'accordo, stiamo sulle cose semplici. E ci sono. Il suono di qualcuno che bussa alla porta. Io lo so! Ma che bravo! Toc, toc. Bene, ora... il nome delle caramelline alla menta che vendono al supermercato. Titta! Senta, Giuseppe, qui è Lily che devi ripetere, o meglio che non devi ripetere. Toc toc, tic tac, tic tac, toc toc, toc toc. L'abbiamo persa. Tranquilla, Lily. Piangere aiuta a sfogarsi. Coraggio, siamo qui per te. Grazie, veramente. Mi commuove molto l'attenzione che avete verso di me. Ma il mio problema non si può risolvere. Anche se non credo di essere stata la peggiore. Comunque continuo a credere nel gruppo e sono convinta che anche voi la pensate come me. E se funzionasse anche solo con uno ne sarà valsa la pena. Sarei orgogliosa di aver aiutato qualcuno a vincere la sua battaglia personale. E questo non darebbe speranza solo a quella persona, darebbe speranza a tutto il resto del gruppo. A me d'estate mancano i vestiti invernali e d'inverno quelli estivi. Non so se ve l'ho detto, ma sono un'istruttrice di body power, salsa shock, ho i corsi pieni. Un vantaggio ce l'ha il mio toc, ripeti due volte e bruci il doppio. E forza, forza! Destra, sinistra, a destra, sinistra. Uno, due. Brava, Lili, brava! Grazie, veramente. Mi commuove molto l'attenzione che avete verso di me. Ma il mio problema non si può risolvere. Anche se non credo di essere stata la peggiore. Attenzione, secondo round! E sono convinta che anche voi la pensate. A me personalmente non dà fastidio che lo ripeta. Già lo sappiamo che dice, non ci sono colpi di scena. Abbiamo detto che non si prende nessuno. E questo non darebbe speranza. Ma per l'amor di Dio, qualcuno la darebbe speranza a tutto il resto del gruppo. A me d'estate mancano i vestiti invernali. E d'inverno... quelli estivi. Non so se ve l'ho detto, ma sono un'istruttrice di body power, salsa shock, ho i corsi pieni. Un vantaggio ce l'ha il mio toc, ripeti due volte e bruci il doppio. E forza! Forza! A destra, a sinistra!
Questo non è caldo. Meno male, perché avevo già bruciato troppe calorie. È necessario. Ehi! Scusami. Ehi! Scusami. Bianca, è il tuo turno. D'accordo. Che devo fare? Legarmi i capelli? Sfogliare una rivista? No, non le toccare. Mangiare uno snack? No. Tu, Bianca, tu dovrai accendere la TV premendo il tasto del telecomando. Va bene. Ma senza guanti. E per tre minuti non potrai lavarti le mani. Non posso farcela. È impossibile. Coraggio, deve essere forte. Crediamo in te, crediamo in te. Non è pulito! Io non posso farcela! I batteri non si vedono a occhio nudo, ma possono essere molto, molto dannosi e sono dappertutto! Coraggio, Bianca, ti garantisco che non morirai. Escherichia coli, salmonella, difterologi, sono tutti batteri! No, lasciami! Lasciami! Andiamo, signorina, è pulito! In un posto del genere verrà disinfettato ogni giorno. Fenomenale, fenomenale. Fenomenale un cazzo! Ecco! Lo dice anche lì che zozzo! Sì, però è contagiosa questa cosa del fenomenale. Fenomenale, fenomenale. Io non ho detto niente. Gli asciugatori delle calde contengono il 254% e incrementano la contaminazione batterica dell'ambiente. Difterologi, salmonelle, escherichia coli, gonorrea, sono tutti batteri, batteri, batteri! Un telefono cellulare contiene l'80% dei batteri umani, lo sapevate? L'80%! È come stare in un film horror! È più sporco dell'essere il BC e siamo tutti vittime, tutti quanti! Allora, e come sta andando? Sembra di essere in The Ring. Ah, benissimo! D'accordo, Bianca. Io le assicuro che lei starà bene. Sì. Io capisco che i batteri la spaventino, ma lei non può permettersi di perdere il controllo in questo modo. La vita va avanti, con o senza batteri. Sono calma. Sto bene. Bene. Ora dovrai resistere soltanto per 3 minuti. Va bene, ce la posso fare. Devo solo andare a prendere l'acqua al distributore. Vai a lavarti le mani, non è vero? Sì, non posso farcela! Peccato, questa volta eravamo andati davvero vicini. Non c'è da meravigliarsi. Quella Bianca non è molto determinata. Secondo me non è andata poi così male. Anch'io? Bene, è giunto il mio turno. Il suo turno, il suo turno. D'accordo, Archimede, ecco la tua sfida. Se non mi sbaglio, tu hai un problema con l'ordine, giusto? Giusto, giusto. Giusto, giusto. E hai accuratamente ordinato queste riviste per argomento? Oh, non solo per argomento. Ogni argomento è ordinato secondo un ordine alfabetico, mentre nell'insieme hanno un ordine cronologico in base alla data di uscita del rispettivo argomento. Io non sono sicuro di aver capito. Comunque sia, la tua sfida consisterà nel disporre qui queste riviste in modo disordinato e soprattutto senza guardare. No, ma che dici? È impossibile. Non perdiamo altro tempo. Animo Otto, confida nel Signore. Il Signore guiderà i tuoi passi. Devi avere fiducia in Lui. Io penso che sia una pessima idea. Se ce la farai ti darò un bacio. Come? Se ce la farai ti darò un bacio. Come? D'accordo, Romeo. E ora? Vai. Io non so da dove cominciare. Otto, 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 otto. Ma è un talento straordinario, le sta mettendo in ordine. Ma siete sicuri che non sia trasparente questa benda? Ha un radar incorporato. Mi spiace, Lily, non è più forte di me. Oh, wow. Oh, wow. Eccomi! Com'è andata con lui? Brutta mignota! Bello rivederla, Federico! Pronto, tocca a me. Allora, che devo fare? 12 per 12. 144. 3500 diviso 17 per 350. 74.900. 4.431 per 37 diviso 3. 54.279. No, però dovremmo verificarlo. Come facciamo a sapere che non ci prende in giro? Numeri primi da 1 a 100. Brava, abbiamo soltanto 3 minuti. E principali fiumi affluenti d'Italia.
moltissimi fiumi e moltissimi affluenti. Ma che cos'è l'esame delle medie? Bravo Emilio, figlio di puttana! Grazie Federico. Ha visto? Dominò la situazione. Bravo, bravo, i porcellini, i porcellini. Tremendamente bella questa domanda. I nani. Sei carente di immaginazione, mi aspetto una domanda sulle macchie dei dalmata. Sotto i raccolti. Raccolti. Peccati capitali, moltiplicato per i rintocchi della mezzanotte diviso il numero di clienti che ha avuto questa mattina. 7 per 12. Allora, se contiamo il barbone che è scappato via senza pagare, 3.36, altrimenti 3.15. Merda! È pazzesco, non ti hanno mai offerto un lavoro da agente segreto. E questo è niente. Se comincio con le marche delle auto, allora sono finito. C'è la 108, la 208, la 3008, la nuova 5008, continuo. Non serve, non serve. Paracetamolo. 500. Io non so perché lo so, ma io lo so. Pi greco. 3.14. Le stagioni. Vaffanculo! Io sono un tassista, va bene? Sono arrabbiato per natura. È inutile che vi accanite. Questa terapia non serve a niente, va bene? Io mi sto stufando. Ma no, Emilio, l'abbiamo visto tutti il tuo sforzo. Sì, sì, è vero. Io pensavo che fossi un cretino, invece sei molto intelligente. Tanto non serve a niente, va bene? Io me ne vado. No, 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 no. Da qui non esce nessuno, solidarietà. No, 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 no. Da qui non esce nessuno, solidarietà. Tutto questo per niente. Abbiamo fallito miseramente. No. Non sono d'accordo. Voglio farti una domanda, ma voglio che mi rispondi immediatamente. Non devi pensarci, d'accordo? D'accordo. Quante volte Giuseppe si è fatto il segno della croce in quest'ultima ora? In grosso modo. Lo sai? Non lo so. Ragazzi, io non lo so, non le ho contate. Non le ha contate, vuole farmi dispiacere. È una cosa fenomenale. Fenomenale. Non ho finito. Quante parolacce sono uscite dalla mia bocca nelle ultime due ore? Lo sai o no? Nelle ultime due ore, parecchie. Non le ha contate! Io non le ho contate, non credo. Oh, bene, allora non è una cosa personale. Ero concentrato su quello che stava accadendo, ed io non ci ho pensato. È questo il segreto. Mi sono perso. Pensare a noi stessi un po' meno. Sì, ma come? Spegnendo il cervello. Dai, pensiamoci tutti. Che altro è successo? Ok, ci sono. Quando Giuseppe è stato male, Otto è andato a prendergli un bicchiere d'acqua, ma invece di porgerglielo l'ha appoggiato lì, sul tavolino. Guardate, è addirittura schizzata fuori dell'acqua. Oh mio Dio, mi sento male. Sì, è vero, sì, è vero. Sì, perché eri distratto per l'emergenza e ti sei dimenticato della tua mania per l'ordine. Ma questa è una cosa geniale. Fenomenale, fenomenale. Un momento, un altro ha dimenticato il suo toc. Chi? Un momento, un altro ha dimenticato il suo toc. Chi? Tu, Bianca. Io. E quando? Tu, Bianca. Insomma, quando? Giuseppe si è sentito male e tu gli hai tolto il foulard, ma dopo ti sei dimenticata di lavarti le mani. Ma io? Oh no, il mio foulard! Giuseppe si è sentito male, tu gli hai tolto il foulard, ma dopo ti sei dimenticata di lavarti le mani. Non lo trovo! È qui. Oh. Grazie, signore. E certo, perché è stato il signore ad avertelo raccolto. Non lo so, io non ci ho neanche pensato. Esatto, perché eri concentrata su un'altra persona. Qui sta succedendo qualcosa di grosso, di molto grosso. Pensavamo che nessuno di noi ci riuscisse. Fermi, anche un altro ha dimenticato il suo doc. Chi è? Chi è? Giuseppe. Sì, perché quando stavi iniziando il tuo esercizio dei 3 minuti, hai pregato, ma non ti sei fatto il segno della croce! Ho fatto questo. Beh, per una volta non mi succederà nulla di grave. Lily, tu hai davvero sempre ripetuto tutto quello che hai detto? Sì, tutto, ripetuto tutto quello che ho detto. Sicura, sicura? Sì, tutto, ripetuto tutto quello che ho detto. Tutto, tutto? Tutto, tutto. Beh, tutto, tutto, tranne 3 sillabe.
Pi greco. Pi greco? Quando? Quando ne hai chiesto ad Emilio il suo valore nei 3 minuti? Pi greco, quando? In realtà sono stato approssimativo nella risposta. È un numero decimale, avrei potuto continuare all'infinito. Wow, Lily, ti sei dimenticata 3 sillabe, sei ancora viva! Questo è fenomenale, però 3 sillabe non sono molto. Non sono molto, ma quante volte ti è successo in 10 anni? Questo è fenomenale, però 3 sillabe non sono molto. Non sono molto, ma quante volte ti è successo in 10 anni? Però 3 sillabe non sono molto. Non sono molto, ma quante volte ti è successo in 10 anni? Ma sono entrati in lupo! Silenzio! Silenzio! Veramente nessuna, veramente nessuna. Non sono molto, ma è un passo avanti. Se sei d'accordo, di sì. Ma una sola volta. Solo una, per favore. Sì! Wow! E potremmo incontrarci una volta al mese per praticare questi esercizi. Sì, è un'ottima idea. Non sarebbe andata così bene nemmeno col dottor Palomero. Mi sembra di capire che usciremo tutti da qui un po' più fiduciosi. Tutti, eccetto lei, Federico. Ma no, io sono sicura che in qualche momento è riuscito a controllarsi, no? Ma no, ve l'ho detto, il mio problema non si può curare. Proviamo a pensare, ok? Io lo so, quando... Quando... Beh, quando? Io lo so, quando... Adesso è già da un po' che non... no? Quella zoccola che ti ha messo in questo schifo di mondo! Grazie, come non detto. Avete visto? È inutile. Vi va di fare una foto tutti insieme? Sì. Sì. Vi va di fare una foto tutti insieme? Sì, ci va di fare una foto tutti insieme. Buone notizie, ho parlato col dottore, sta arrivando. Buone notizie, ho parlato col dottore, sta arrivando. Ma è proprio contagiosa la ripetizione tipo Lilli. Pezzetto di merda! Allora ci scambiamo i numeri e mi mandi la foto. La foto, la foto. Dove andate? In discoteca, te che sembra? Ha detto che ti piace molto che l'ha accaduto. Ha appena preso il taxi dall'aeroporto. A quest'ora ci metterà almeno 29 minuti. Ha detto che si scusa e riceverà ognuno di voi anche a costo di restare qui tutta la notte. Davvero gentile. Ah, ordino le pizze. Hai qualche preferenza? Ma cosa dico al dottore? Che per oggi ne abbiamo avuto abbastanza. E che siamo stati bravissimi da soli e non abbiamo avuto affatto bisogno della sua terapia. Glielo dica. Ah, a quest'ora dovrei essere a cena. Toc toc. Mi dispiace. Pessima battuta. Mignotta incallita! Dottor Palomero, se non fosse perché davvero non puoi evitarlo, a quest'ora lei avrei già tirato una sberla. La prego di perdonarmi. È stato un gruppo molto intenso, senza soste, impegnativo. Bene. E come andavo? Una schifezza. Troppo sopra le righe. Ma no, al contrario, guardi. Il posto è suo. La mia ultima assistente non ha resistito 2 sedute e si è fatta scoprire. È il vantaggio di assumere un'attrice disoccupata. Ha dimenticato qualcosa? No, solo i miei appunti. Bene. Ha organizzato il gruppo per la prossima settimana? Tutto fatto. Bene. Senta, sarà divertente come questo? Ma neanche per il ca... Thank you.
Grazie.